Bella gente, beautiful people, bentornati sul canale. Siamo ancora su Grounded ed oggi andiamo a vedere come sconfiggere la Vespa Regina per la prima volta. A dire il vero non è molto difficile, l'ho trovato piuttosto semplice dato che l'ho sconfitta praticamente al secondo giorno, se non il terzo al massimo, di gameplay del nuovo aggiornamento. Quindi piuttosto semplice da fare, infatti vi consiglio di andare a completarla adesso, di farmarla adesso, dato che darà anche un accessorio e serviranno i suoi pezzi per costruire sia un arco che anche un cappello. Quindi se volete andare a prendere quei pezzi, fatelo ora perché è molto più semplice e probabilmente andranno poi a modificare un po' la boss fight, dato che ad esempio la mantide è molto più difficile da affrontare secondo il mio punto di vista. Quindi prima di vedere insieme quali sono quei piccoli trucchetti che ci garantiranno una vittoria piuttosto semplice, vi ricordo di iscrivervi al canale per vedere tutti i prossimi video che arriveranno anche su Grounded, ma non solo, di lasciare un bel pollicione se il video vi gusta e vi ricordo che in descrizione potete trovare anche il link per il server Discord, dove trovare altri giocatori con cui giocare insieme a Grounded e naturalmente anche gli altri giochi che porterò sul canale, e trovate anche il link per dar supporto proprio al canale. Ora passiamo a vedere come ci dobbiamo armare ed equipaggiare per sconfiggere la Vespa Regina. Partiamo dunque col vedere quali sono gli equipaggiamenti che dovremo utilizzare, partendo dall'armatura e dall'accessorio che ci metteremo e naturalmente quale arma anche andremo a utilizzare. Utilizzeremo il pugnale di Vedova Nera con un effetto salato, potenziatelo al massimo, quindi portatelo a livello 9 se riuscite. Lo scudo di Coccinella Predatrice, potete usare anche lo scudo di Formica di Fuoco se volete, che va benissimo. Il ciondolo di Thor, che ci aumenta moltissime statistiche in positivo, di poco ma in positivo. Se non le conoscete, andate a vedere sul canale che trovate un video dedicato dove spiego proprio quali sono queste statistiche. Poi ci mettiamo la maschera della madre demoniaca come elmo, gli spallacci di Vedova Nera e i leggings di Vedova Nera. Ora vediamo quali sono gli effetti secondari che ci darà l'armatura, li vediamo direttamente da qui. Quindi, come vi dicevo, il ciondolo di Thor aumenta un pizzico gli attributi, migliorandoli per un arduo viaggio. Più danni veleno, che aumenta la quantità di danni di tutti gli effetti veleno da te inflitti. Avremo le parate perfette, che avranno la possibilità di avvelenare l'aggressore. L'armatura leggera, che è quella che riguarda proprio la Vedova Nera. Più danni veleno, andremo ad aumentare la quantità di danni di tutti gli effetti veleno da noi inflitti. La nuova velenosa, che è la perk unica della maschera della madre demoniaca, che andrà a generare un'esplosione di veleno verso tutti gli esseri viventi intorno a noi, quindi andremo ad avvelenare i nostri amici in maniera importante. L'armatura media, che è proprio quella della maschera della madre, un rivestimento veleno sempre dato dalla maschera della madre, che ci darà la possibilità di applicare veleno a tutti i nostri attacchi. Più attacco senza parata, quindi quando pareremo gli attacchi avremo una possibilità di azzerare il costo di resistenza del nostro prossimo attacco, e più forza parata. E gli ultimi due che abbiamo visto saranno dati dal nostro scudo di Coccinella Predatrice, tutta impostata sul veleno, con un danno anche salato che abbiamo inserito sul pugnale di Vedova Nera, perché se andiamo a vedere la carta della Vespa Regina avremo come debolezza proprio il salato. Come vedete ha moltissime resistenze sia sul tagliare, sia sull'infilzare che sullo squarciare, però ha la debolezza al salato e resta neutrale al veleno, quindi noi andremo a far più danno con il pugnale di Vedova Nera salato e gli infliggeremo veleno, che comunque gli farà un buon danno. Ora vediamo quali sono le mutazioni che dovremo equipaggiarci. Abbiamo assassino, che andrà anche qui ad aumentare i nostri danni con il pugnale, e il bonus maestria, portando proprio questa mutazione a livello 3, aumenterà i danni degli effetti di sanguinamento che infliggeremo proprio con i pugnali. Poi ci metteremo il solito erba volant, che ci aumenterà la possibilità di colpi critici. Mitridatismo, che ci darà della resistenza al veleno, dato che la Vespa Regina ci avvelena e quando chiama le sue vespe a difesa avvelenano pure loro, quindi dovremo utilizzare questa mutazione. Maestria nella parata, che ci permetterà di avere un vantaggio estremo quando pariamo gli attacchi. E infine Pipr da bracconiere, che ci darà una possibilità di eseguire colpi potenti quando effettuiamo un colpo critico. Erba Volant ci aumenta la possibilità di colpi critici e li faremo
pompati grazie a questa mutazione. Il mio consiglio poi è anche quello di andare a sistemare per bene la nostra borsa rapida, quindi toglietevi tutto ciò che non vi serve, lasciatevi equipaggiato il pugnale di vedova nera, lo scudo di coccinella, le vostre cure. Io ultimamente sto utilizzando queste brodaglie che vado a craftarmi proprio alla stazione dei frullati, utilizzando le risorse che ho in maggior numero, ad esempio le ragnatele, ne ho veramente un sacco, e vado a creare queste brodaglie inserendo 3 ragnatele qui e utilizzando poi i cavoletti di muscolo, perché ci danno un bonus salute quando li beviamo. Quindi possiamo coltivare i cavoletti di muscolo per rendere le nostre bevande, i nostri frullati, più curativi. Altra cosa che ci dovremo mettere nella nostra borsa rapida sarà questo frullato, che andremo a sbloccare una volta che analizziamo per la prima volta i pezzi di Vespa. Anche qui, come vedete, l'ho creato con i cavoletti e andrà a darci cura dal veleno, quindi quando saremo avvelenati ci curerà immediatamente e naturalmente, come tutti i frullati, ci guarirà anche. Non solo, un'altra cosa molto importante da craftare quando andiamo a combattere con la Vespa Regina sarà un nuovo hamburger, perché se vediamo qui abbiamo sbloccato le vespe in casseruola, che ci darà naturalmente, come tutti, ben nutrito e pasto, un recupero stanchezza più veloce e la resistenza al veleno, quindi ci faranno meno danno quando siamo avvelenati, quindi molto utile, dato che spesso e volentieri verremo attaccati con degli attacchi velenosi sia dalla regina che dalle vespe, e questo ci farà perdere meno salute. Nonostante, credo che il vespidoto sia comunque il migliore rispetto proprio anche a questo hamburger, dato che ci cura proprio dall'avvelenamento non facendoci perdere più salute, quindi craftatene un bel po', dato che la regina ci avvelenerà spesso e volentieri lanciando i suoi attacchi. Se poi volete avere più loot, potete anche andare a modificare un attimino la build andando ad utilizzare questo accessorio di tappiccicose, che ruberà gli oggetti, quindi vi garantirà qualche oggetto in più quando andate ad attaccare la regina. E sulle mutazioni potete cambiare set utilizzando questo, con assassino, maestria nella parata, piper da bracconiere, esperto di dissezione e canaglia scippatrice. Quindi questo ruberà oggetti, canaglia scippatrice, e lo sbloccherete raccogliendo le statuette in giro per la mappa, proprio il video che ho messo ieri. Esperto di dissezione invece lo potremo sbloccare acquistandolo direttamente al laboratorio, al computer del laboratorio, una volta che gli avremo consegnato il chip, e ci darà un bottino più fortunato, quindi quando sconfiggeremo le creature del giardino avremo la possibilità di raccogliere risorse più rare sfuggenti dai loro corpi, quindi avremo più loot quando andiamo ad affrontare la regina. Ultima cosa, dovremo andare anche a craftare al forno la sua esca. Come per tutti gli altri boss, dovremo avere un'esca per attirare la regina nel combattimento, e sarà il BBQ Medley, che come avrete visto sicuramente nel video precedente che ho messo, lo possiamo recuperare proprio nella zona della boss fight. E per crearlo avremo bisogno naturalmente del forno, di un pungiglione d'ape, 3 sacche per sangue di zanzara, una proboscide di zanzara tigre e 3 grumi aspri. Una volta che lo avremo craftato, potremo andare, proprio come facciamo ora, al nido ed affrontare la regina. Vediamo quindi quali sono le sue movenze, i suoi attacchi all'interno del suo nido mentre la affrontiamo. Fondamentalmente saranno 2-3 attacchi differenti, non sono molto difficili da leggere, nel senso che capiremo dai suoi movimenti che tipo di attacco sta per lanciare. Come vedete ci spruzza veleno direttamente, lanciandoci diciamo uno sputacchio addosso che possiamo tranquillamente parare con lo scudo. Poi ci può attaccare con il suo pungiglione, come tutte le vespe naturalmente, e fate attenzione perché questo attacco, come tutti gli altri, infliggerà veleno, quindi utilizzate spesso Vespidoto per ripararvi. Fate anche attenzione a quando lei chiamerà le vespe a raccolta, perché dovremo stare attenti e cercare di abbattere prima le piccole vespe in modo che non ci rompano le scatole per tutta la boss fight. Anche se devo dire che le vespe che vengono richiamate dalla regina non sono la stessa cosa di quelle che troviamo in giro per il giardino, perché sono molto più deboli, quindi possiamo sconfiggerle molto più velocemente. Infatti sono state anche nerfate le vespe che si trovano nel giardino, perché con l'ultima patch le hanno diciamo un po' depotenziate, dato che prima erano veramente dannose sia con la lacerazione che con il veleno.
mentre ora diciamo che sono un po' più affrontabili. Comunque queste che trovate all'interno della boss fight vi assicuro che le fate fuori molto più velocemente, infatti se vedete hanno solo 3 tacche di vita che gli togliamo praticamente subito una volta che le attacchiamo. Un altro dei suoi attacchi sarà questo, che spara 3 palle di veleno che si appiccicheranno al pavimento, quindi spostatevi di lato anche senza correre se volete, basta che vi defilate un pochino rispetto alla posizione delle gocce di veleno che rilascia, per non venire né avvelenati né colpiti, dato che comunque fanno un buon danno e ci possono dar fastidio. Mentre un altro attacco piuttosto fastidioso è quello che lei fa lanciando una miriade di pallette per tutta l'arena, quindi molto fastidioso, molto confusionario, perché non si capisce bene dove le lancia e se c'è una sorta di mira da parte sua, anche se non sembra così, perché le lancia proprio un po' casualmente. Io ho notato che sembra che mettendosi sotto di lei non veniamo colpiti, quindi provate a fare in questo modo se avete difficoltà a capire dove mettervi mentre fa quell'attacco. Una volta che poi avremo sconfitto la regina, riceveremo come ricompense la testa della Vespa Regina, l'ala della Vespa Regina e dei pezzi della Vespa Regina, quindi andate ad analizzarli e vi darà la possibilità di costruire il nuovo arco proprio con i pezzi della regina, che si chiama Arco del Bardo, e anche il Tudor del Bardo, che è un nuovo elmo. Non solo, vi sbloccherà anche una nuova ricetta chiamata Salsa del Boss, che oltre a guarirvi come tutti i frullati aumenterà la possibilità dei colpi critici. Quindi ragazzi, spero di esservi stato utile con questi consigli, spero che quando affrontiate il boss vi renda tutto più facile questa spiegazione. Io ho finito come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale per vedere anche i prossimi video, di lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto e di controllare in descrizione dove trovate sia il server Discord per unirvi e trovare qualcuno con cui giocare, o semplicemente se avete domande poter chiedere direttamente a me, sia il link per dare supporto al canale. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!